L'obiettivo è quello di fare in modo che a giugno, diciamo, tutti i residenti di Manfria che hanno la volontà di volere l'acqua pubblica 24 ore su 24, diciamo, possano averla attraverso, diciamo, questo progetto realizzato dal consorzio Piana Marina, che dà la possibilità appunto ai cittadini di Manfria, diciamo ai residenti di Manfria, di avere l'acqua pubblica. L'amministrazione, appunto, facendosi parte attiva, ha annunciato oggi, ecco, che il progetto di consorzio Piana Marina continuerà per ricoprire tutta la rete idrica senza per questo inficiare i fondi pubblici, tant'è che Caltacqua e Lato Idrico hanno dato già disponibilità di valutare nelle more, ecco, che il progetto sia diciamo, complementare a quello, diciamo, della idrico e quindi, diciamo, coincidente per, diciamo, per molte delle parti, di acquisirlo come, diciamo, come il resto delle reti, divenendo una rete, diciamo, pubblica a tutti gli effetti. Noi cerchiamo di dare una risposta ai cittadini, abbiamo avuto la possibilità di sostenere un project financing per poter realizzare sin da subito la rete idrica che verrà realizzata in tempi molto rapidi, perché verranno utilizzati sistemi innovativi come il NoDig, che avranno un vastissimo impatto sulle strade, per poter quindi dare finalmente un bene prezioso come l'acqua. Da tanti anni finalmente possiamo avere l'acqua 24 ore su 24 e acqua potabile. Abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione comunale, appunto, per poter far sì che il progetto di Piana Marina venisse esteso anche a Manfria, per cui stiamo cercando di dare questo servizio che tutti i cittadini di Manfria stanno chiedendo ad alta voce. Abbiamo pensato che per noi poteva essere una fonte sia di investimento che di lavoro duraturo per la nostra azienda, e quindi abbiamo sposato questa causa e siamo andati avanti. Oggi, circa l'anno scorso, il dottor Giovanni Tarragnolo ci propone che alcune persone della zona di Manfria volevano essere serviti del servizio idrico, che avevano già fatto richiesta di adesione al consorzio Piana Marina. Avendo noi consorziati, ci siamo fatti i nostri conti, i nostri calcoli, e abbiamo pensato di fare un altro investimento su Piana Marina.